E pertanto la mia ultima volontà è che i miei due figli dirigano insieme la Smunzstring. Bene, mettiamoci un bel cartello vendesi e vediamo quanto riusciamo a spuntare. Ernie, non dovremmo cercare di venderla, ma di farla funzionare insieme. In ogni caso, considera che questo pezzo da museo abbandonato da Dio non vale un centesimo, Lars. Ci sono cose più importanti del denaro, Ernie. Notare che sono sempre quelli che non hanno il becco di un quattrino a dirlo. Oh, vi prego, vi prego. Ai miei due figli lascio anche i miei effetti personali, che comprendono il mio uovo di ceramica. Una scatola di sigari cubani mezza piena. E la... sì, sì, la mia collezione di cucchiai. Ah. Santo cielo, quale tesoro? Che lasci? Cucchiai! Una caterva di cucchiai e una sola vita per goderne. Oh, è l'oggetto che in una casa non può assolutamente mancare. L'uovo di ceramica. Oh, posso averlo io? Posso averlo io? No, voglio che lo tenga tu. Va bene, lo prendo io. Senta, se ci fossero tracce di immobili me lo faccia sapere. A dire il vero, sembra che ci sia anche una casa. Una sì, casa? 5120 di Northondale. Il vostro padre ne venne in possesso molti anni fa, a recupero di un credito. Non ci ha mai abitato, ma è interessante. Sembra che il proprietario precedente sia stato trovato chiuso dentro un baule in soffitta. Dia qua. Vale qualcosa? Una volta ipotecandola ottenne $50,000 per pagare i dipendenti. Davvero? E quanto varrebbe oggi? $50,000. Ma che bello. Una casa che non vale niente e una fabbrica di spago in rovina. Vabbè, la giornata non è stata del tutto negativa. Grazie per i sigari, papà. Mm-hmm. Aspetta, non puoi andare via. Dobbiamo controllare tutti i documenti. Volete scusarmi? Ho un appuntamento con il sindaco. Senza il mio tocco. Signor sindaco, lo prego, solo una domanda. Il segmento intervento cardiaco con triplo bypass influirà sulla campagna elettorale? Leslie, sono qui solo per cenare. Ah, signor sindaco, madame la sindachesse, benvenuti. Chez Ernie. Ah, quale onore per moi di vedervi nel mio umile bistrot. Suivez-moi. Salve. Ah, ci sono gli eredi con voi, i piccoli ade di biciclette. Bonjour. Il nostro tavolo migliore per voi. Ha perso qualche chilo, mi sembra. Oh. Penso proprio di sì, la vedo bello tonificata. Je suis enchanté par votre beauté. Ah, capisce cosa intendo? Oh, monsieur. Excusez-moi. Au revoir, les enfants. Non è poi così male essere un VIP. E il vecchio mi va a morire prima della consacrazione. Riguardo. E ricordate tutti che l'attenzione per i dettagli è fondamentale. La presentazione sta sopra ogni cosa. No, 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 no. Questi devo portarli io, personalmente. L'orange avec salsa quoi. Pour le sindaco, la spécialité de la maison. À la Ghost in Crosta, à la Ernst ou à la bibliothèque. Bon appétit. Bon appétit, monsieur. Ah, bonjour. Chef Ernie, che impressione le fa a servire il sindaco alla vigilia della campagna elettorale? Beh, Leslie, posso darti del tuo lettore? Certo. Ah. Croccantino. Adoro le mandorle. Leslie, la cuisine è una volubile amante. Ah, guarda! Yeah. Uno scarafaggio! Che c'è? Che è successo? No, è solo mezzo scarafaggio. Papà, ti sei mangiato la testa! Tesoro, che schifo! Se ne rende conto? Vado! È successo tutto il mondo! Mi ha ha incominciato a sfumare! La Smunzstring è un reperto archeologico. Oh,
ormai non si costruisce più lo spago arrotolando insieme due fili, no! Si usa un semplice, unico, robusto filo di nylon. Ma quello non è uno spago, è una corda. Esatto. L'arrotolamento è vecchio, oggi si fa lo spago a un filo solo. La Zapata International è interessata alla fabbrica da anni, ma sua pace non ha mai voluto vendere. Speriamo che lei sia un po' più fuori. La Zapata International è pronta a liquidarla e condurre questo museo nel XXI secolo. Naturalmente lei resterà nell'organico e avrà un lauto stipendio e una sontuosa pensione. Allora, che cosa ne dici? Ricordi quello che ho detto tanto tempo prima? Figli miei! Ernie! Ernie! Sì, un secondo. Io voglio darvi una cosa che per me è il bene più prezioso. Oh, è un pezzo di spago. Non è uno spago qualunque, è lo spago. Lo trovai il primo giorno che sbarcai in America. Che cos'ha quello spago? Sta nella mia tasca da 60 anni. Voglio che lo dividiate. Magari vi aiuterà a riavvicinarvi. Vi parlate sempre meno. Già. Beh... Che cosa stai facendo? Lo divido a metà. No! No? Voglio che ve lo dividiate per sempre. Certo, papà, certo. Tieni, Lass, tu lo porti per i prossimi 50 anni, poi lo prendo io. Sì, va bene. Dà una celeratina alla morfina e alla flebo. Ti ho sentito, sai. Promettetemi che non venderete mai la Smooth String a una di quelle multinazionali enormi. Dovete dirigerla voi, tra fratelli, in famiglia. Promettetemelo. Te lo prometto, papà. Te lo prometto. Allora, che mi dici? Devo respingere l'offerta. Che cosa? Un mondo senza spago è il caos.